Come promesso, vi ho fatto questo video adesso per potervi far vedere come si usano i gusci di nocciolina nella nostra stufa a pellet, perché molti di voi, seguendomi su TikTok, vi siete spostati su YouTube per vedere appunto questo test di cosa ho utilizzato. Ho fatto vedere che ci sono molte truffe sulla vendita del pellet. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti, però vogliamo anche andare un po' a risparmiare. Quindi, utilizzando i gusci di nocciolina, possiamo andare effettivamente a risparmiare. Però io adesso cosa volevo fare? Volevo fare insieme a voi un test effettivo, così da poter vedere come effettivamente si comporta la stufa mettendo i gusci di nocciolina. Quindi venite con me e proviamo subito. Ok, ovviamente iscrivetevi al canale, quindi qui sotto in basso a destra c'è iscriviti con la campanellina, quindi mi raccomando accendete la campanella per ricevere una notifica che è uscito il mio video, niente di più. E ovviamente seguitemi anche su TikTok, visto che lì posto alcuni video molto semplici sui miei test generali e sulla tecnologia in generale. Allora andiamo a inserire adesso da spenta il nostro nocciolino, perché lo andiamo direttamente a buttare dentro. Quindi prendiamo la scatola che mi è stata inviata, sì, questo qua, esattamente questo qui, tutte le bucce di nocciola che mi sono state inviate. Vi lascio il link in descrizione, mi raccomando, del negozio in cui mi sono rifornito, quindi chiedete a lui, chiedete un preventivo su cosa, su quanto le spedizioni e cose varie, sicuramente sarete molto soddisfatti. Quindi andiamocene a mettere una bella manciata, così solo da fare un test di partenza. Quindi andiamo a prendere e buttiamo dentro. Allora, venite con me, vi smonto sul mio piedistallo, vi faccio vedere che ecco qua. Allora, ok, vedete che ci sono i gusci di nocciolina dentro. Allora, la mia è una stufa Last Color Lisa, quindi funziona così, che lì c'è la coclea, diciamo che questi sono bucce già solo a metà. Ovviamente più sono sminuzzati e meglio potrebbe entrare dentro la coclea, infatti ogni tanto sentiamo qualche paccare di noccioline attraverso la coclea. Quindi adesso attraverso questo andiamo ad accendere. E così tutto parte. Vediamo quanto tempo ci mette ad accendere. E adesso velocizzerò un po' il tutto. Ok, ha preso fuoco. Ha fatto una leggera fumata come comunque in tutte le stufe a pellet. Allora, diciamo che attualmente sta bruciando abbastanza bene. La caduta del pellet, del nocciolino, sembra abbastanza. La fiamma, diciamo che è una bella fiamma come accensione. Bisogna vedere se al momento che continua un po' a buttare, se comincia a spegnersi, però andiamo a modificare dei parametri. Come la vedete, al momento sembra che vada bene, bisogna vedere nel frattempo cosa succede. Ecco, vedete che sentite ogni tanto che spacca? Eccolo, forse si è sentito, vediamo. Perché se andiamo noi a vedere qua dentro, come vedete, vediamo, lo metto un po' qui, comunque vedete che scende, eccolo, vedete che va giù. Quindi sembra per il momento, con questa impostazione, abbastanza ottimale. Abbassiamo qui, ok, la fiamma sembra esserci anche bellina. Se voi avete qualche consiglio da darmi su se devo migliorare qualche cosa, tipo adesso si sta leggermente, diciamo, non spegnendo, ma è bassina, quindi
bisogna vedere se devo diminuire i fumi, però sembrano che adesso, buttando un po' di pellet, sembra andare ancora. Aspettiamo ancora un attimo. Allora, sono stato qui un pochettino e devo dire che facendo dei cambiamenti con la potenza A2 tendeva un pochettino a spegnersi. Allora cosa ho fatto? Ho voluto provare la potenza 3, quindi è vero che abbiamo un consumo un po' più maggiore di materiale, però sembra che la stufa si comporti meglio. Infatti, se io vi faccio vedere i parametri, così nel caso potete replicarlo anche voi. Vediamo, vi faccio vedere. Ok, allora praticamente ho messo la potenza della coclea a 3, che è potenza 3, a 2 secondi, quindi girerà e inserirà il materiale per 2 secondi. Se noi andiamo giù, potenza, questa è la potenza 4, potenza 5, e andiamo giù verso la velocità dei fumi. Allora, avevo impostato velocità potenza 2 a 2000, invece nella potenza 3 è a 2040. Quindi in questo caso questa impostazione qui sembra essere ottimale. Infatti, se andiamo a vedere la fiamma, continua a essere abbastanza viva, non si spegne e anzi tende ad andare molto bene. La cosa che ho dovuto cambiare più che altro è la coclea, la velocità della coclea. Quindi la velocità della coclea è rimasta a 2 secondi, quindi è in grado di inserire il materiale giusto, in quantità giusta, per poter bruciare al meglio. Allora, quindi, con la stufa accesa è un bel calorino, perché adesso comincia a diventare un po' frescolino, dipende da dove siete nella parte d'Italia, e devo dire che sta andando tutto molto bene. E quindi il nocciolino, le gusci di nocciola funzionano molto bene. Come vedete, c'è una bella fiamma, bello caldo, questo è molto importante. Infatti anche il mio gatto l'ha cominciato già a sentire e già si sta preparando a stare qui davanti tutto l'inverno. Quindi quello che dovete fare è semplicemente iscrivervi al canale e farmi sapere cosa ne pensate di questo test, se secondo voi devo modificare alcuni parametri, se voi avete una stufa uguale potete darmi dei consigli e cosa ne pensate. Quindi rimaniamo al prossimo video. Se avete qualche altro tipo di materiale che volete testare o volete mandarmelo per poterlo testare, faccio un video, allora potete contattarmi a questo indirizzo email che trovate qui sotto. Quindi mi raccomando, scrivetemi e fatemi sapere, così io in caso vi darò l'indirizzo dove spedire il prodotto. Quindi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e seguitemi su TikTok. Ciao!